Prego, professor Lo Palco. Buon pomeriggio a tutti. Sono davvero contento oggi di introdurre questa nuova puntata di una bella serie di webinar dal titolo evocativo Proteggiamo. Proteggiamo evoca la protezione contro le malattie infettive. In particolare parliamo di Covid. E anche con un gioco di parole, è entrato nell'uso della prevenzione e della protezione dalle malattie infettive, e anche, dobbiamo dirlo, grazie al Covid, l'uso più esteso degli anticorpi monoclonali. Ecco, AMO sta proprio per anticorpi monoclonali. La protezione degli anticorpi monoclonali abbiamo, come dire, al di fuori della ristretta schiera di specialisti, abbiamo imparato a conoscerlo, come dicevo, grazie al Covid. E oggi parlo da igienista. Quindi abituato a pensare la protezione, la prevenzione basata sulla immunizzazione attiva con la vaccinazione, e cominciamo anche noi ad abituarci a quest'idea dell'anticorpo monoclonale che non è solo un armamentario legato alla terapia, quindi di una infezione in atto, ma anche come possibile mezzo adiuvante della vaccinazione laddove bisogna prevenire un'infezione, perché con l'anticorpo monoclonale può essere appunto quello strumento di immunizzazione passiva, perché noi somministriamo direttamente degli anticorpi preformati, così come un tempo, no, si faceva con i sieri iperimmuni, che vengono oggi utilizzati soltanto in condizioni molto, molto particolari. Però oggi con l'anticorpo monoclonale possiamo dare una protezione pronta al paziente ad elevato rischio che eventualmente non ha risposto alla vaccinazione o che per qualche motivo non è stato vaccinato perché non poteva essere vaccinato. Quindi in questa puntata, in particolare questa serie di webinar, noi parleremo di questi temi, possiamo dirlo, con il gota della infettivologia italiana. Abbiamo davvero i rappresentanti di altissimo livello che ci parleranno di Covid e protezione da questa malattia, con le armi che oggi abbiamo a disposizione, tutti gli scenari terapeutici, inclusi ovviamente gli anticorpi monoclonali. Volevo ancora una volta ringraziare gli organizzatori, da un lato AstraZeneca per il suo contributo non condizionato per lo svolgimento di questi webinar, e poi la segreteria organizzativa con Fare Comunicazione, che ha allegato questa serie di webinar con un filo conduttore davvero, davvero interessante. Oggi, appunto, è la volta dell'infettivologia. Abbiamo davvero ascoltato nelle puntate precedenti delle discussioni molto interessanti in altri campi specialistici, appunto come la reumatologia, nefrologia, eccetera. Quindi, oggi avrò il piacere di presentare questo seminario. Passo la parola al professor Andreoni, che sarà un po' come dire, il padrone di casa di questo bel parterre di infettivologi. Buon pomeriggio a Grazie. tutti. Grazie tantissimo Pierluigi, mi sembra che hai ben focalizzato quella che è la problematica generale, ti ringrazio e chi meglio di te l'avrebbe potuto fare, ovviamente. Ovviamente noi infettivologi siamo molto vicini a voi igienisti, quindi voglio dire, per noi il concetto di prevenzione è un qualche cosa che è proprio insito, diciamo, nel nostro modo di pensare, in quello che è diciamo, l'attività che noi svolgiamo. Diciamo, certamente oggi la prevenzione e la vaccinazione in modo particolare sono un elemento fondamentale e quando presenterò la mia relazione, lo affronterò come tema sia in termini generali che ovviamente in termini relativi al Covid. L'abbiamo imparato, però voglio dire, il concetto degli anticorpi monoclonali come elemento ulteriore di prevenzione e di protezione, diciamo, mi sembra che l'hai giustamente focalizzato. Non rubo altro tempo e così poi lascio la parola al moderatore, a Roberto Ieraci. Abbiamo tre relazioni, diciamo, quindi Roberto, io credo che se tu vuoi moderare, diciamo, potremmo iniziare tranquillamente questo incontro per così poi avere il tempo anche di fare qualche discussione,
eventuale sulle diverse relazioni. Quindi lascerei a te la parola, Roberto. Grazie. Benissimo, ti ringrazio Massimo di questo. Allora, l'argomento di oggi è un argomento abbastanza complesso, però finalmente per i pazienti che non sono riusciti a, non sono stati capaci di montare una risposta immunitaria ai vaccini autorizzati e disponibili in Europa, nella regione europea, ovviamente oggi abbiamo delle armi, sia i farmaci antivirali sia gli anticorpi monoclonali. Il problema che si pone comunque è sempre di un'equità di accesso di questi pazienti vulnerabili, altamente vulnerabili, a questo strumentario molto importante. Nel caso specifico tratteremo oggi degli anticorpi monoclonali in preesposizione che hanno una notevole efficacia protettiva, soprattutto anche in un periodo di intensa trasmissione comunitaria come sta avvenendo adesso. Cioè, SARS-CoV-2 è stato difficile da controllare fin dall'inizio della pandemia. In fondo l'emergere di Omicron non fa altro che amplificare la sfida. Ancora oggi abbiamo tantissime infezioni, c'è un periodo di intensa trasmissione comunitaria e finché noi non avremo un vaccino che impedisca a qualcuno di essere infettato e di trasmetterlo agli altri, questo shock sanitario continuerà. Quindi dobbiamo attrezzarci, quindi dobbiamo gestire questi pazienti in maniera sia con la prevenzione, perché i vaccini, non dimentichiamolo, hanno avuto un ruolo enorme negli sforzi di contenimento della pandemia. Questo sia ben chiaro. È chiaro, come noi esperti di vaccini, siamo in attesa di ulteriori vaccini. Vedremo che tipo di spike utilizzare in questi vaccini. Forse non è il caso più di monovalente, ma anche di polivalente per riuscire a aumentare l'efficacia protettiva. Non mi dilungo altro a questo punto della trasmissione. Invito il professor Mastroianni, ordinario di malattie infettive del Policlinico Umberto I, a trattare la sua presentazione. Grazie, grazie a Ieraci, al professor Massimo Andreoni, a Lopalco. Vedete, sì, perfetto, sì, sentite. Vediamo, perfetto. Vediamo. Allora, diciamo, e ringrazio anche gli organizzatori, il titolo che mi è stato affidato, diciamo, i bisogni del paziente con malattie infettive, io ho pensato di fare un ragionamento un po' generale, perché poi sono convinto che entrando negli argomenti specifici relativi alla tematica Covid, sicuramente il professor Andreoni e il professor Di Perri potranno affrontare più specificamente la tematica Covid. Però volevo solo fare proprio un ragionamento generale di come in effetti le malattie infettive possono, cioè da dove noi partiamo e dove, quale potrebbe essere il punto di arrivo anche nella gestione come noi infettivologi. È chiaro che ci troviamo sicuramente in una fase di transizione demografica ed epidemiologica, soprattutto legata a quello che è successo con la pandemia Covid, e quindi c'è una crescente domanda di bisogno, soprattutto di salute, molto complessi, e quindi ciò richiede ovviamente una assistenza integrata che va dall'ospedale al territorio, quindi con la necessità di un supporto e di soluzioni sia tecnologiche ma anche assistenziali importanti. Io credo che, diciamo, questo è uno degli aspetti anche che noi infettivologi stiamo affrontando e di cui dobbiamo tenere conto. Questo, permettetemi, cioè giusto perché la nostra è una disciplina sicuramente sia trasversale che verticale, si fonda su competenze di base cliniche, poi ha un aspetto soprattutto di interazione anche da un punto di vista umano, legato pure a situazioni anche legate allo stigma, al ruolo sociale che noi dovremo avere successivamente nel territorio, e anche come indirizzare a livello politico istituzionale tutte le iniziative che debbono venire incontro ai bisogni dei soggetti con malati complessi. È chiaro, questi sono alcuni degli argomenti e degli obiettivi che la nostra società si sta dando e di quali possono essere i bisogni più importanti attuali che dobbiamo, con cui dobbiamo avere a che fare. Chiaramente, in cui adesso il paziente fragile, inteso come fragilità nella suo insieme, che viene poi gestito anche
da altri specialisti di cui noi probabilmente dovremmo fare, io non dico da regista, ma soprattutto su determinate situazioni in termini di prevenzione, un ruolo estremamente importante. Quindi c'è un bisogno collettivo, diciamo soprattutto a livello epidemiologico, e poi il bisogno a livello del singolo paziente. È chiaro che in epoca, cioè nell'ambito di una visione omnicomprensiva, è chiaro che noi dobbiamo tener conto di numerose situazioni legate soprattutto a questa interazione tra il microbo, gli agenti microbici, gli ospiti, soprattutto legato alla sua suscettibilità, alle sue comorbidità, al suo stato immunitario, e questi sono gli aspetti più importanti che noi dobbiamo in questo momento valutare se vogliamo attuare una prevenzione, delle strategie di prevenzione su cui noi dobbiamo agire. Chiaramente poi ci sono dei fattori ambientali che sono di carattere generale, che comunque sono poi alla base della emergenza di tutte le situazioni. Quindi questi sono dei bisogni collettivi, cioè quello che ci aspetta con l'incremento demografico, il fatto di cui soprattutto nei paesi industrializzati c'è un progressivo invecchiamento della popolazione, quindi è proprio su questa fascia di età su cui noi dobbiamo agire, in cui i bisogni del paziente sono maggiormente sentiti e sono quelli più a rischio di contrarre infezioni importanti. Il Covid ce lo ha insegnato, ma non solo il Covid. Chiaramente poi questo può creare anche delle problemi di diseguaglianza sociale, Ieraci lo sa benissimo, quindi su come anche bisogna tener conto ora noi nel contesto di evoluzione anche di questa malattia, di cui chiaramente c'è una grossa quota a livello mondiale che non è stata raggiunta dalla vaccinazione, e quindi questo rappresenta un grosso problema di sanità pubblica su cui noi dobbiamo intervenire. Problemi conflittuali lo stiamo vedendo in questi giorni, e quindi che acuiscono poi la complessità della gestione e soprattutto il rischio di avere delle infezioni estremamente importanti. Il riscaldamento climatico con l'emersione e l'emergenza di nuovi agenti infettivi. Questo giusto per darvi un'idea di come in effetti il bisogno di un paziente, di una persona con malattia infettiva, è un bisogno estremamente variegato, importante, che deve tener conto di una gestione di sanità pubblica, di visione globale, ma anche poi di gestione nel singolo paziente stesso. E ora è chiaro che in un paziente acuto, il titolo era il bisogno delle malattie infettive, in un paziente acuto, cioè in una situazione acuta, come potete vedere da questa, diciamo, diapositiva, sono numerose le situazioni in cui l'infettivologo e quali sono i pazienti in cui noi siamo costretti a intervenire, soprattutto in termini di gestione di quell'altra pandemia che è l'antimicrobico resistenza. Quindi questo rappresenta un bisogno estremamente importante con cui noi ci dovremo confrontare, e è chiaro che anche attuare delle prevenzioni, una implementazione della campagna vaccinale anche su vari fronti, è chiaro che potrà avere anche un impatto sulla riduzione, su un uso, diciamo, non indiscriminato degli antibiotici. Sono tutta una serie di lavori che documentano come la vaccinazione antinfluenzale, la vaccinazione antipneumococcica, diciamo, anche nelle persone più fragili, se vengono attuate in maniera cospicua, hanno anche un impatto nella riduzione dell'antimicrobico resistenza e quindi dell'uso inappropriato degli antibiotici, che poi è alla base dell'insorgenza di quello che noi tutti sappiamo, soprattutto delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria. I bisogni poi del paziente con infezione cronica, e questi un tipico esempio sono le persone che vivono con HIV, cioè noi sappiamo come ci sono ancora delle, soprattutto per raggiungere quegli obiettivi che ci richiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè a parte la diagnosi, ma soprattutto il link nei centri clinici, ma questo perché sappiamo
che anche queste persone sono tra le persone in cui c'è con la possibilità di accedere alle terapie antiretrovirali, con l'allungamento e miglioramento della qualità della vita, con persone che comunque invecchiano con questa infezione, vanno incontro a quelle comorbidità importanti che sono poi tipiche dei pazienti più fragili. Quindi il discorso dell'invecchiamento, delle comorbidità, cosa che abbiamo visto nel paziente con Covid, ritorna tranquillamente nella gestione di una malattia cronica come è quella che può essere l'infezione dell'HIV, tenendo conto anche delle interazioni farmacologiche, della polifarmacia che questi pazienti fanno. Quindi anche nell'analisi, nella individuazione, nella selezione dei pazienti che noi dobbiamo proteggere, che sono quelli più a rischio, è chiaro, dobbiamo tener conto quindi dell'individuazione del profilo di rischio, ma anche delle eventuali problematiche di interazioni farmacologiche. Mi riferisco adesso anche alla possibilità che abbiamo con i nuovi farmaci antivirali per il Covid, di cui noi infettivologi li abbiamo utilizzati, che però sappiamo di quali possono essere le interazioni. Quindi un aspetto importante che deve essere considerato e in previsione anche dell'utilizzo che se ne farà a livello della medicina, dei medici, medicina generale, questo è un aspetto che deve essere considerato. Quindi diciamo fattori correlati alla scelta poi del regime, alle specifiche morbidità, ma poi chiaramente ci sono anche tutta una serie di condizioni non cliniche che debbono essere valutate, un adeguato counseling. Io credo, nell'esperienza che stiamo avendo adesso anche con gli anticorpi monoclonali e con le terapie antivirali, credo che un ruolo fondamentale è il counseling con questi pazienti, sia pre-terapia ma anche nella gestione successiva, perché credo che questo sia uno degli impegni e degli aspetti più importanti che noi dobbiamo considerare. Non parlo dell'HCV perché è un argomento che esula, però questa è un'altra problematica di quale possa essere il bisogno dei pazienti con infezione cronica. Per esempio, e questo è un ultimo esempio, sul problema della tubercolosi, per dire, anche in una infezione così diffusa, in cui è chiaro le strategie di prevenzione, lo screening, l'identificazione dei fattori di rischio, in pratica ritornano dei concetti che sono abbastanza fondamentali nella gestione delle malattie infettive e che noi forse col Covid abbiamo, in determinate situazioni, abbiamo scoperto un po' come l'acqua calda, perché erano dei concetti che devono rimanere, in cui lo screening, il testaggio, l'identificazione dell'infezione, il trattamento precoce e la prevenzione sono processi estremamente importanti. Volevo solo, per fare un esempio ancora su questo argomento, ho rivisto delle diapositive che nel 2009, quando ci fu la famosa diffusione, chiamiamola, della pandemia H1N1, in cui questi erano i casi, io in quel momento mi trovavo, diciamo, a Latina, nel periodo in cui ci fu il massimo picco dell'influenza. Ebbene, andando a rivedere le caratteristiche dei pazienti che abbiamo ricoverato e che sono stati colpiti, che sono quelli più colpiti e con maggior rischio di sviluppare malattie gravi, ebbene, ritroviamo dei concetti che ci siamo rivisti adesso anche nel Covid. Quindi a un certo punto ritornano, qua parliamo di una situazione vista più di 10 anni or sono, quindi in questi anni, nonostante erano passati 10-15 anni, in effetti forse noi già sapevamo quali erano le categorie di persone che dovevano essere maggiormente protette. In quel momento avevamo solo la vaccinazione anti-influenzale e quindi probabilmente, vedete, ritornano dei concetti importanti: il diabete, l'obesità, le patologie cardiovascolari, soggetti con patologie cardiorespiratorie. Questo per esempio era una polmonite primaria in un soggetto obeso. Poi vedete le gestioni che avevamo fatto con le varie terapie. Purtroppo l'utilizzo inappropriato di una terapia antibiotica che noi abbiamo anche visto utilizzare anche in questo ambito.
però diciamo non i fattori di rischio per sviluppare una malattia grave erano sempre gli stessi e quelli che abbiamo ritrovato adesso con il Covid. In effetti, se noi andiamo a valutare i predittori di severità di malattia severa da Covid, vedete, ritornano dei concetti che già sapevamo, a parte l'età, ma soprattutto la presenza di tutte quelle comorbidità a cui adesso si è aggiunto soprattutto il concetto di immunodepressione, malati che chiaramente fanno terapie immunosoppressive e che non rispondono adeguatamente al vaccino che noi stiamo utilizzando e che cui è importante proteggere in una maniera importante. È chiaro che in questo concetto l'individuazione e la caratterizzazione del profilo di rischio di un paziente con infezione da SARS-CoV-2 è importante per come noi ci dobbiamo muovere, soprattutto nelle strategie di prevenzione. Probabilmente ci sono dei parametri, delle situazioni, delle condizioni predisponenti che sono a più a maggior rischio e che forse meritano un'attenzione e una priorità maggiore rispetto ad altre situazioni, soprattutto per quel che concerne l'utilizzo degli anticorpi monoclonali o delle terapie antivirali. Quindi diciamo questi a questo però è chiaro che lo stato di vaccinazione, la vaccinazione che rimane il gold standard nella protezione di questi pazienti, è chiaro che anche questo è un concetto fondamentale che dobbiamo attuare, però probabilmente nella parte inferiore della diapositiva sono quella a cui in questa fase dobbiamo prestare la maggiore attenzione e sono probabilmente le categorie a rischio che beneficiano di queste terapie preventive e in cui quelle che poi debbono essere più attentamente monitorate nel tempo, accanto a quei fattori di rischio che abbiamo imparato a conoscere. Fermo restando, e questo che tutti questi studi che sono stati fatti sull'utilizzo di questi farmaci antivirali, monoclonali, sono stati fatti in un'epoca in cui non era disponibile la vaccinazione. Quindi noi di questo ne dobbiamo tener conto quanto caratterizziamo il profilo di rischio del paziente che andiamo a trattare. È chiaro che in questo momento lo scopo principale è agire soprattutto in quei pazienti che hanno un rischio di acquisire l'infezione e anche di sviluppare una malattia severa. È chiaro che in questo ambito, parte la vaccinazione, le uniche armi che abbiamo a disposizione sono l'immunoprofilassi con monoclonali, sia in pre e soprattutto anche in post-esposizione. So perché si è interrotta la presentazione, però comunque ti condivido lo schermo, però erano una delle mie ultime diapositive, a parte poi la gestione precoce, chiaramente, che è estremamente importante e che comunque ci consente, che oggi rappresenta forse l'aspetto più importante, perché il malato, diciamo, più grave, Covid grave, oggi in effetti nei nostri ospedali rappresenta una minima parte, quindi il nostro intervento sia sul territorio e sia nelle fasi iniziali deve essere gestito in questo ambito. Quindi credo che questo, lascio diciamo questo spunto di intervento soprattutto ai relatori successivi, perché diciamo questo è un aspetto importante. Però volevo concludere dicendo che in effetti il problema della fragilità dei bisogni era un problema che già si sapeva. In effetti le malattie, quali sono i fattori di rischio, le condizioni cliniche più a rischio, sono cose ben note e finalmente adesso, diciamo, con il Covid, diciamo, si sta prendendo consapevolezza di come anche come noi infettivologi, oltre ad intervenire da un punto di vista nel malato acuto, abbiamo numerose armi per poter intervenire in maniera preventiva. Credo che questa era la mia ultima diapositiva e vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo, grazie Claudio. Non so Roberto come pensavi di procedere, diciamo, se
procediamo con le presentazioni, volevi fare un minimo di discussione alla fine di ogni presentazione? Sì, sì. Ma no, forse la discussione la facciamo alla fine, forse alla fine. Io volevo solo puntualizzare l'aspetto, diciamo, importante e mirato della presentazione del professor Mastroianni, che è l'aspetto della globalità. Oggi non possiamo non discutere di un mondo globale e soprattutto in questo periodo di intensa trasmissione comunitaria ci si è resi conti finalmente che non basta vaccinare i cittadini dei paesi ad alto reddito, ma il resto del mondo deve essere vaccinato. Teniamo conto di un fatto che metà della popolazione mondiale non è vaccinata. Ecco perché ai fini della circolazione dei virus e delle varianti che stanno esplodendo a vario titolo e anche della successiva formulazione di nuovi vaccini, perché lì la vera sfida è quale variante o quali varianti inserire nei vaccini con piattaforma di seconda generazione. Quindi oggi come oggi avere la possibilità per i pazienti altamente vulnerabili, che devo dire io il Covid ci ha fatto scoprire, perché parliamoci chiaro, quando si parlava di vaccino antinfluenzale, tanto di vaccino antipneumococcico, quante vulnerabili noi pensavamo che c'erano sul territorio? Una marea. Quindi il vero problema di oggi è sicuramente proteggere i vulnerabili e dobbiamo attrezzarci per poterli proteggerli a questo punto delle cose con tutto quello che abbiamo a disposizione, sia con i vantaggi anche della maggiore capacità di diagnosticare, di fare test. Ci sono test che stanno arrivando che sicuramente saranno in grado più facilmente di identificare il SARS-CoV-2 o le sue varianti, ma anche con i farmaci antivirali. E spero che anche ci sia la possibilità entro un breve tempo, come annunciato dall'AIFA, che anche i farmaci antivirali potranno essere prescritti dai medici di famiglia, e gli anticorpi monoclonali. Vediamo, il problema, qui ne ho accennato all'inizio, il problema dell'equità dell'accesso, perché sono poche le dosi di anticorpi monoclonali sia in preesposizione e sia in post-esposizione attualmente a disposizione. Ma al di là di questo, a questo punto io introduco il professor Andreoni, ordinario di malattie infettive, che tratterà della vaccinazione Covid e luci ed ombre. Vai Massimo. Grazie Roberto. Devo dire, mi è abbastanza più semplice presentare la mia relazione dopo aver ascoltato, diciamo, la bella presentazione di Claudio, che ha messo a fuoco il concetto di, diciamo, prevenzione del soggetto fragile nell'ambito delle malattie infettive, diciamo, no? Quindi è un concetto, diciamo, che io riprenderò evidentemente. Queste sono le mie disclosure. Allora, vorrei parlare, diciamo, si parla di vaccinazioni per il Covid, luci e ombre, fare un rapido preambolo, perché voglio dire, l'ombra forse più grossa che io ho potuto in qualche modo individuare in questi 2 anni e mezzo di pandemia è stata forse la cosa più semplice da affrontare, cioè quello che poteva essere l'importanza della vaccinazione nel controllo di un evento pandemico, no? Ragionamento che per noi addetti ai lavori, insomma, non bisogna essere né infettivologi né igienisti per credere, per pensare che effettivamente il vaccino potesse essere l'arma principale per cercare di confrontarsi con questo. Bene, il trovare che all'interno di una importante componente della popolazione ci fosse scetticismo su quello che, diciamo, questa è un'immagine, ce ne potrebbero essere altre 100.000 che testimoniano quella che è l'arma principale di lotta, di prevenzione delle malattie infettive, che ha portato i successi che uno qui può vedere in termini, questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'interno di un ventennio, come alcune importanti malattie infettive siano state abbondantemente ridotte in termini di mortalità in tutto il mondo e in termini di incidenza in tutto il mondo, dico, doveva essere un discorso semplice da portare avanti. E poi ancora, se uno lo andasse a vedere, quello che è stato l'impatto delle vaccinazioni all'interno di una singola nazione importante come possono essere gli Stati Uniti d'America, in termini di eliminazione, eradicazione, ma diciamo di eliminazione di importanti malattie infettive, raggiungendo una riduzione di incidenza del 98-99%, addirittura del 100%, ecco, questo doveva essere talmente convincente, talmente semplice da presentare e da convincere le persone a vaccinarsi, che effettivamente trovare
delle riottosità, delle disaffezioni. Stiamo parlando in questo momento di cercare di convincere le persone a completare il loro ciclo vaccinale e troviamo una grande difficoltà. Proprio in queste ultime settimane c'è stata una riduzione rilevante dei soggetti che si dovrebbero sottoporre a un'ulteriore dose vaccinale che non lo stanno facendo, che effettivamente è un po' impressionante. Questi sono i dati di riduzione della mortalità nei bambini sotto i 5 anni di età per alcune malattie infettive. Voglio dire, dati, e qui mi fermo, che avrebbero dovuto in qualche modo convincere anche i più dubbiosi all'importanza della vaccinazione. Vaccinazione che evidentemente ha una serie di risvolti che in questo momento ovviamente sono anche molto facilmente comprensibili, non soltanto in termini di salute, ma anche sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto economico, che credo dovrebbero essere in qualche modo ricordati costantemente per cercare di portare le persone a vaccinarsi. Certamente quello che noi abbiamo oggi è una piattaforma vaccinale quanto mai variegata, che ci permette di affrontare nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive, ma non solo delle malattie infettive, non è argomento che dovremmo andare a trattare, ma oggi ormai i vaccini vengono utilizzati in un ampissimo campo della patologia umana, che va dai tumori, dalle connettiviti alle malattie immunologiche, addirittura nelle malattie allergiche, oppure in alcune patologie croniche neurologiche. Addirittura i vaccini sono stati utilizzati per cercare di ridurre quella che è l'abitudine al fumo o addirittura all'uso della nicotina. Quindi un campo d'azione immenso che una piattaforma così ampia permette sempre di più di poter utilizzare, potendo scegliere quelli che sono i meccanismi di immunogenicità anche nei confronti, e questo è poi l'argomento che andrò a trattare, nel paziente immunodepresso, in cui frequentemente proprio la condizione di immunodepressione, anche con tutte le sue peculiarità, perché ovviamente il concetto di immunodepressione è quanto mai ampio e riguarda tantissime possibili componenti e quindi tantissimi possibili quadri clinici, è interessante affrontarlo e vederlo. E poi vederlo, si accennava adesso il concetto di globalizzazione, Roberto Ghieraci giustamente richiamava come il concetto di globalizzazione nella prevenzione delle malattie infettive, quando si parla di vaccini dovrebbe riguardare una vaccinazione globalizzata, e la pandemia ovviamente che stiamo vivendo lo dovrebbe ricordare in maniera ancora più esplicita. Ecco, questa immagine per dire che quando noi parliamo di malattie infettive e di vaccinazioni dobbiamo tenere presente che abbiamo di fronte uno scenario che si sta ampliando sempre di più, no? Qui in questa slide viene ricordato come esistono più di 220 virus, 225 virus che sono in grado di determinare patologia nell'uomo e che semplicemente negli ultimi 41 anni, cioè dal 1980, sono stati scoperti nuovi 80 virus in grado di dare patologia nell'uomo, e ce ne saranno sempre di più perché abbiamo una tecnologia diagnostica che è sempre più specifica, che è sempre più avanzata e che ci permette con sempre maggiore facilità. Ricordo a noi tutti che per dimostrare l'eziologia della Covid sono bastati 8 giorni, quando per dimostrare l'eziologia dell'epatite non A non B, quindi dell'HCV, abbiamo impiegato 15 anni per trovare l'agente eziologico, e per l'HIV abbiamo impiegato 2 anni, quindi patologie di pochi anni fa che hanno richiesto un tempo enorme, oggi vengono diagnosticate nel giro di pochissimi giorni. E poi di tutti questi virus, in realtà in grado di dare patologia, abbiamo pochi vaccini che sono in grado di, in qualche modo, di controllare tutto questo. Quindi evidentemente c'è una grande necessità di vaccinazione, c'è una grande necessità di far comprendere alle persone quanto è importante vaccinare. Vedete in questa slide si dice probabilmente è un numero ridotto rispetto a quello che è il reale impatto delle vaccinazioni, che sono in grado di prevenire, vedete, 6-9 milioni di morti all'anno. No? Quindi voglio dire, dovrebbero essere dei dati fortemente convincenti nella difficoltà di sviluppare i vaccini,
vedete qui vengono in qualche modo graficati anche in maniera abbastanza, diciamo, semplicistica quello che è stato lo sforzo di realizzare vaccini per le principali malattie, diciamo, che hanno, interessano, diciamo, quella che è la patologia umana infettivologica, e questo miracolo che ha fatto il vaccino di SARS-CoV-2 per il SARS-CoV-2, che in pochi mesi ha permesso di realizzare vaccini. E vedete che la ricerca non si ferma, si continuano a sviluppare nuovi vaccini, anche per quello che si diceva all'inizio, che diceva il professor Loparco, cioè la possibilità di creare dei vaccini non solo nei confronti delle nuove varianti, ma anche per creare vaccini combinati che possano in qualche modo mettere insieme diversi microrganismi in modo da dare un'immunità la più completa possibile. Certamente il soggetto fragile è un soggetto che dovrebbe essere considerato al primo posto nella prevenzione e nella protezione, sia vaccinale che quando si parlerà di protezione e di prevenzione attraverso gli anticorpi monoclonali. Ed è facile comprendere il fatto che evidentemente il soggetto fragile è particolarmente a rischio di sviluppare una malattia, ma non è solo questo. E quanto poi aver sviluppato quella malattia, che poteva essere prevenibile col vaccino, sia in grado di innescare un meccanismo di aggravamento di quelle che sono le condizioni di fragilità e di comorbosità del paziente stesso. Quindi è chiaro che in un paziente fragile, in un paziente immunodepresso, abbiamo tutto il campo, il dovere di sviluppare delle strategie di prevenzione e quindi in particolare di vaccinazione. Questo l'ha fatto vedere già precedentemente il professor Mastroianni, che fa vedere come siamo ormai in grado di individuare all'interno della Covid quelli che sono i fattori di rischio di sviluppo, e questo della malattia più grave. Questo evidentemente vuol dire che siamo in grado di riconoscere quelle che sono le persone che hanno un maggior bisogno di essere protetti, di essere vaccinati o di essere trattati con anticorpi monoclonali. Certamente all'interno dell'ospedale, quando parliamo di pazienti a rischio e parliamo di immunodepressione, abbiamo tantissime tipologie. Questa slide non vuole essere in nessun modo esaustiva, ma dà un esempio in qualche modo chiaro di come potremmo trovarci di fronte a pazienti che afferiscono a specialità completamente diverse, diciamo, che non sono solo quelle oncologiche o oncoematologiche o soggetti trapiantati d'organo, ma quanto oggi farmaci biologici utilizzati in tantissime specialità, che vanno dalla gastroenterologia, la dermatologia, la neurologia, la reumatologia e via dicendo, ormai comportano il fatto che esiste una varietà complicata di soggetti immunodepressi. Ebbene, l'immunodepresso è poco vaccinato. Quindi questo è il grande problema che dobbiamo affrontare e che stiamo anche affrontando con il problema della Covid, sul quale mi soffermerò un pochino più a lungo. E perché l'immunodepresso è in qualche modo poco vaccinato? Beh, innanzitutto perché ci sono pochi studi che in qualche modo cercano di affrontare il concetto della vaccinazione dell'immunodepresso. Evidentemente quando studiamo i vaccini li studiamo per la popolazione generale e non per le specifiche così variegate di immunodepressioni per le quali per ognuna di quelle dovremmo avere uno studio specifico fatto. Certamente c'è mancanza di conoscenza, soprattutto da parte degli specialisti, di quelle che sono le linee guida, le raccomandazioni alla vaccinazione. C'è poca conoscenza su quella che è la sicurezza del vaccino nel paziente immunocompromesso e soprattutto su quello che è il quadro di immunogenicità del vaccino in questi pazienti. Ma certamente quello che manca e sul quale dobbiamo molto lavorare è cercare di formare gli specialisti che sono di volta in volta interessati a controllare e a seguire questi pazienti immunodepressi sull'importanza della vaccinazione. Vaccinazione che evidentemente nel paziente immunocompromesso, e anche questo il Covid lo ha abbondantemente dimostrato, come dobbiamo ragionare spesso in schedule vaccinali, in calendari vaccinali in qualche modo indirizzati al concetto di immunodepressione. E quando oggi parliamo dell'esigenza di fare dei richiami o dei booster o fare una schedula vaccinale più composita, che ha destato tanto scalpore, tanta discussione, in realtà è un qualcosa di intrinseco nel paziente fragile, che evidentemente richiede un approccio alla vaccinazione
in qualche modo personalizzato proprio alla sua fragilità. Nei confronti di una malattia un po' complicata, perché è una malattia in cui sicuramente l'immunità specifica, questo non tanto per il soggetto immunodepresso, ma per tutta la popolazione, è un immunitario, stiamo imparando a comprendere, non particolarmente duratura, quindi è un'immunità che comunque certamente si perde nel tempo anche in seguito all'infezione naturale, non soltanto in seguito alla vaccinazione. E poi evidentemente anche se alcuni dati, quando noi parliamo spesso di immunità nella vaccinazione, parliamo di risposta di titolo anticorpale, anche se poi evidentemente quella che invece è la risposta neutralizzante è di gran lunga la più interessante, e addirittura sarebbe ancora più interessante conoscere quella che è la risposta cellulomediata all'infezione da SARS-CoV-2 o alla vaccinazione per SARS-CoV-2, in cui evidentemente l'immunità cellulomediata, che come noi ben sappiamo soprattutto nelle malattie virali, ha un ruolo prioritario ancor più che la risposta neutralizzante. E nuovamente e chiaramente anche qui, come si può vedere, le condizioni di immunodepressione possono portare a dei quadri di risposta cellulomediata nei confronti della vaccinazione ben diverse da soggetto a soggetto, anche con grandi variabilità. Se qui vedete per esempio in questa presenza di risposta cellulomediata nei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo di cellule staminali, vedete come può essere variabile anche all'interno di una stessa categoria. E faccio alcuni esempi solo per comprendere quella che è la difficoltà di gestire questo tipo di vaccinazione in questa variegata moltitudine di persone. Passo molto rapidamente a dei dati di letteratura. Questi sono i dati dello Spallanzani di Andrea Antinori sulla vaccinazione dei pazienti con infezione da HIV, stratificati in funzione del grado di immunodepressione, calcolato con il numero dei linfociti CD4, minore di 200, minore di 500, superiore ai 500, e come si può vedere, evidentemente, chiaramente, quando si va a vedere la qualità della risposta alla vaccinazione in termini sia di quantità di anticorpi specifici che di anticorpi neutralizzanti che di immunità cellulomediata, evidentemente c'è una profonda differenza in funzione del grado di immunosoppressione che questi pazienti possono avere. E questo è un altro esempio sui soggetti con infezione intestinale cronica, di malattie infiammatorie croniche. Il fare il cortisone o fare terapie in grado di dare una deplezione dei linfociti B, vedete come all'interno di fare o non fare questa terapia in soggetti che hanno un processo infiammatorio cronico intestinale ci possono essere risposte molto diverse, e comunque come questi pazienti tendano ad avere una risposta inferiore rispetto ai soggetti non malati immunocompetenti. E poi queste review sistematiche fanno vedere come nei pazienti con malattia ematologica, con tumore, con dialisi o sottoposti a trapianto d'organo, come ci sia sempre un range di risposta che possa essere non particolarmente soddisfacente nei termini di immunogenicità del vaccino. E questa è un'altra systematic review che fa vedere come la sieroconversione sia molto più bassa, soprattutto nei pazienti trapiantati d'organo. E questo accade sia nella prima dose della vaccinazione, ma anche ovviamente alle dosi successive, in cui in questi pazienti effettivamente poi sono stati quelli che hanno portato anche in qualche modo a riconoscere l'esigenza di avere schedule vaccinali, come dicevamo prima, diversificate. Certamente l'arrivo delle varianti ha creato un problema nel problema della vaccinazione, perché effettivamente l'arrivo di varianti, qui la variante Delta, con quale tempistica è riuscita a sostituire la variante Alfa, Beta e Gamma che stavano circolando prima di lei, vedete nel giro di pochissime settimane c'è questo tipo di sostituzione da parte della variante circolante, e la variante Omicron, ancor più trasmissibile, ha fatto altrettanto con Delta. Bene, questa circolazione di varianti è stato un altro punto che ha creato difficoltà nella vaccinazione.
vaccinazione, direi non tanto in quelli che, diciamo, abbiamo imparato a smettere di discutere della possibilità di creare un'immunità di gregge, così come è chiamata, proprio perché evidentemente attraverso varianti che abbiano una capacità di trasmissione sempre più ampia, l'esigenza a un certo punto, se dovessimo raggiungere questo tipo di immunità, porterebbe a dire che dovremmo vaccinare il 100%, quindi non è tanto un problema di quante persone vaccinare, ma è un problema di come queste varianti possano essere più o meno controllate dalla vaccinazione stessa. E qui faccio vedere questi dati su test di neutralizzazione della vaccinazione, degli anticorpi generati dalla vaccinazione nei confronti di diverse varianti che hanno circolato, e come si può vedere effettivamente ci sono differenze sostanziali tra le diverse varianti, ma faccio anche notare questo aspetto sicuramente molto interessante, come anche la numerosità delle vaccinazioni che riesce a portare poi una risposta anticorpale che diventa anche significativa laddove le prime tre dosi non erano riuscite a determinare tutto questo. E quindi in questo senso, nuovamente, in quello che potrebbe essere un tallone di Achille, cioè un vaccino che tende a perdere efficacia in funzione della variante, un dato certo che comunque il vaccino che stiamo utilizzando comunque mantiene in maniera trasversale una buona efficacia nei confronti di tutte le varianti. E certamente quando si va a parlare, per esempio, di patogenicità della variante Omicron, e tendiamo a dire che la variante magari è meno virulenta, meno caratteristiche di patogenicità rispetto ad altre varianti, forse non teniamo presente che più che una ridotta patogenicità di questa variante è proprio l'aumento dell'immunità che abbiamo creato nella popolazione che ci permette di ragionare in questi termini. Ultima parte della mia presentazione è quello che ho accennato anche precedentemente. Questi sono i dati dell'Israele che hanno dimostrato come una terza dose fosse in grado di ridurre in maniera significativa, vedete, il 92% di riduzione della malattia severa, dell'81% della morte, e proprio come questi dati abbiano permesso di comprendere in corso d'opera, perché certamente la vaccinazione del Covid è stato un qualche cosa che abbiamo dovuto comprendere man mano che andavano avanti le cose, come far vedere come una terza dose fosse in grado di incrementare in maniera assolutamente significativa quella che era la risposta anticorpale, che per alcuni versi, in alcuni casi e per alcuni pazienti comunque può rimanere insoddisfacente. Però certamente se andiamo a vedere, questi sono i dati di protezione nei confronti dell'ospedalizzazione da parte di diversi vaccini nei confronti della variante Delta, vedete come eravamo sempre comunque abbondantemente al di sopra, per scendere il vaccino che andavamo a utilizzare, al di sopra dell'80%. E questo è un elemento di assoluta rilevanza che viene confermato anche nei confronti della variante Omicron. Vedete come essere in una diversa fase della vaccinazione, sia nei dati del UNITK oppure dei CDC americani, effettivamente fornisca, in funzione della letalità oppure dell'ospedalizzazione, sempre dei livelli di protezione molto alti, e anche nei confronti appunto della malattia sintomatica. E questo, e vado a chiudere, è qualche dato nostro per vedere quello che è stato l'impatto della vaccinazione su quella che è lo stato clinico diviso per fasce di età in Italia nel corso di un anno circa. Vedete come l'aumento delle barre verdi sta a indicare come la maggior parte delle infezioni sia stato asintomatico, e come dicevo prima questo è il merito dell'immunogenicità dei vaccini che abbiamo utilizzato. È ancora più visibile, anche questo cerchiamo di dirlo ogni volta, anche se effettivamente evidentemente da molti non capito, come quando si va a vedere in termini di malattia grave o addirittura di decesso, essere o non essere vaccinato, aver completato oppure no la schedula vaccinale, ha un impatto assolutamente rilevante. Chiudo con gli ultimi dati, che secondo me sono interessanti, che servono comunque a ricordare come la vaccinazione, che deve
ma questo è per definizione da parte dei vaccini, soprattutto cercare di ridurre l'evoluzione grave della malattia, quindi la riduzione della circolazione, quindi delle possibili infezioni, certamente è un vantaggio che il vaccino deve dare, ma quello che il vaccino deve dare soprattutto è la riduzione del caso clinico grave. Noi abbiamo sempre detto che vaccinarsi per il morbillo era importante, perché comunque, anche se il vaccinato avesse acquisito il morbillo, avrebbe fatto certamente una malattia meno grave. Ecco, questi concetti che oggi cerchiamo di spiegare per il Covid sembrano difficili ad essere compresi, però certamente le vaccinazioni funzionano bene sull'infezione, funzionano bene sulla malattia severa, e questo, e vado a chiudere, quello che i CDC ormai hanno indicato come effettivamente la schedula vaccinale per il paziente immunodepresso, e quindi torniamo un po' a questo ragionamento, in cui effettivamente la quarta dose ormai viene in qualche modo inserita all'interno della schedula vaccinale come un'importante fase per poter assicurare, in una schedula vaccinale che diventa in qualche modo personalizzata, una cosa da fare assolutamente per essere più sicuri di proteggere i nostri pazienti. Bene, io mi fermo qui e vi ringrazio per l'ascolto, così possiamo riprendere il nostro percorso che stiamo facendo insieme. Ridò la parola a Roberto, così mi presenta l'ulteriore speaker, e vi ringrazio a tutti. A questo punto interviene Pierluigi Lobalco. Vai Pierluigi. Grazie Roberto. Continuiamo dunque a parlare di protezione del paziente fragile. Questa volta parleremo di terapia, passiamo un po' a parlare di terapia. È giusto una considerazione, secondo me, è molto importante, che viene dalla bellissima lezione del professor Andreoni. Cioè, con Covid-19 ci ha fatto, in qualche maniera, ci ha insegnato tante cose nuove, ma non dimentichiamo quelli che sono i capisaldi, attenzione. Perché la vaccinologia non è che nasce con il Covid, la vaccinologia c'è sempre stata, e quindi, così come noi prima sapevamo che il paziente fragile doveva essere vaccinato prima degli altri, il Covid l'ha soltanto sottolineato questa necessità. E lo stesso per il paziente immunocompromesso, così come noi sapevamo prima del Covid che il paziente immunocompromesso non solo poteva essere vaccinato, ma doveva essere vaccinato. Cioè, ricordiamo che le uniche controindicazioni alla vaccinazione di un paziente immunocompromesso è l'utilizzo di vaccini vivi attenuati, e sono pochissimi i vaccini vivi attenuati oggi in uso. Quindi Covid-19 non è un vaccino vivo attenuato, può essere tranquillamente utilizzato nel paziente immunocompromesso, che, come giustamente è stato sottolineato in questa lezione, deve essere vaccinato. Bene, dunque, a questo punto è un mio piacere introdurre il professor Di Perri, che ci parlerà di terapia. Eccomi qua, grazie Pierluigi, grazie a tutti voi e grazie dell'invito. Questa dovremmo, ecco, ditemi se vedete la prima diapositiva. Sì, sì. Benissimo, allora questi sono i miei potenziali conflitti di interesse. Parlando di terapia in generale, quindi cercando di coprire questo argomento, un punto importante è anche la definizione di che tipo di malattia si tratta, perché lì qui c'è stata qualche sorpresa. Cioè, noi abbiamo visto effettivamente un fenomeno che in alcuni era evolutivo e laddove la maggior parte effettivamente andava a sviluppare forme o addirittura asintomatiche o comunque con dei sintomi che non avrebbero creato quell'allarme che evidentemente era necessario stimolare a un certo punto. Nel senso che accanto a quelle che possono essere delle manifestazioni classificabili in una sindrome influenzale o simile, effettivamente abbiamo un certo numero di soggetti che evolve verso forme che si caratterizzano per una patogenesi e una evolutività infiammatoria con spesso purtroppo rimarchevole danno d'organo. Questo è importante perché effettivamente laddove si parla di terapia, se escludiamo evidentemente la terapia del paziente grave, laddove si lavora con gli antinfiammatori, con misure supportive per la ventilazione, effettivamente quando ci fu comunicato che stava per arrivare questo fenomeno, questo è un editoriale del Lancet del 15 febbraio del 2020,
venne detto, per esempio, signori, arriva una polmonite virale, non dovremmo usare gli steroidi, cosa che poi sappiamo con lo studio Recovery poi è stata prontamente diciamo richiamata, perché in effetti se il paziente evolve ed entra in una fase che non è più una fase diciamo schiettamente infettivologica o virologica in questo senso, ecco che effettivamente l'antinfiammatorio acquisisce un ruolo che prima non solo non aveva, ma poteva essere addirittura dannoso. Quindi è importante, perché questa è una malattia da infezione che a un certo punto, quando acquisisce le sue coordinate evolutive gravi, si rende praticamente svincolata dallo stimolo che l'ha prodotta. Allora, volendo cercare un minimo di modellistica, quindi che cosa vediamo? Qua vediamo effettivamente delle diverse fasi, c'è una fase virale iniziale e una fase successiva in cui matura il danno d'organo. Ed è chiaro a questo punto, ma non era chiaro all'inizio, che se un intervento antivirale deve essere fatto, questo deve essere il più precoce possibile. E questo è curioso, perché in una modellistica, diciamo, di malattia da infezione, noi forse l'unico modello che abbiamo è quello della malattia reumatica, ovvero faringite da streptococco betemolitico di gruppo A, seguita poi dalle tipiche manifestazioni dell'area reumatologica, quindi articolazioni, cuore, sistema nervoso centrale e quant'altro. Altri riferimenti simili, gli unici che mi vengono è, per esempio, in soggetti con familiarità per epatite cronica autoimmune, un insulto virale acuto può scatenare quella che era una malattia che fino a quel momento era evidentemente latente. Questo è stato importante perché c'è stata una fase iniziale molto empirica di tentativi di repurposing di farmaci, ovvero farmaci esistenti che se potevano essere o meno efficaci in questa fase, e però è chiaro che da un certo punto di vista il tempo utile per intervenire contro il virus era un tempo limitato. E quindi eccoci di nuovo l'ipotesi di una terapia antivirale, quindi di intervenire prima per scongiurare quello che è la successiva evoluzione, che in alcuni, direi non più del 20% preso in senso macrodemografico, evolve verso patologie potenzialmente letali, come purtroppo sappiamo. E qui quindi siamo a parlare di quello che è stato il primo farmaco, questo è un vero repurposing, forse l'unico andato a buon fine, che è il Remdesivir, che era già stato sviluppato per il virus Ebola, ma anche per il virus respiratorio sinciziale, un analogo nucleosidico atipico, perché in realtà non è un chain terminator, nel senso che determina anche il successivo accumulo di nuovi nucleotidi trifosfati, ma che alla fine produce un effetto antivirale, perché interrompe quella che è la crescita, la moltiplicazione, la polimerizzazione e quindi in ultima analisi anche la diffusione del virus all'interno dell'albero respiratorio. Fra l'altro il Remdesivir c'è stato molto utile per capire questa malattia, perché vedete, ci fu un tentativo iniziale in pazienti già gravi ospedalizzati in cui non produsse nessun effetto. Un trial successivo, in cui il posizionamento del Remdesivir fu anticipato, effettivamente iniziò a dare dei segnali di pazienti che potevano recuperare prima se trattati con Remdesivir, e anche una tendenza statisticamente non significativa a una riduzione di mortalità. Ma l'ultimo trial è quello che consacra sia il profilo anomalo patogenetico di questa malattia, ma anche il ruolo degli antivirali, ovvero se posizionati in fase precoce, ecco il trial Pine-3, ecco che c'è una riduzione nell'evoluzione a forme da ospedalizzare che rasenta il 90% di successo. Poi abbiamo avuto il Molnupiravir, che in fondo è un repurposing anche questo, era un farmaco già pronto, un farmaco attivo contro il virus influenzale, attivo contro il virus respiratorio sinciziale, anche questo un inibitore della polimerasi, anche questo con un ossidrile in posizione 3, quindi vedete che in seguito alla sua inserzione non determina un'interruzione della catena, come invece è tipico per esempio per gli analoghi nucleosidici attivi nell'area HIV, e vedete che effettivamente questo ha questo meccanismo abbastanza curioso, che però alla fine determina un'interruzione della moltiplicazione virale.
Il Monnupina viene stato assaggiato in un trial un po' sfortunato e alla fine ha dato un risultato intorno fra il 30 e il 50%. È stato approvato per l'interim analysis dove aveva un'efficacia del 50%. L'analisi dell'intera casistica ha poi portato a un'efficacia nell'evitare il ricovero del 30% circa. Ricordo che comunque in questo trial, in questo studio, la mortalità è stata di 1 nel braccio Molnupinavir e di 9 nel braccio placebo, quindi è un farmaco su cui effettivamente noi fondiamo alcune, diciamo, delle nostre possibilità di terapia precoce. Vedete come, se andiamo a vedere il numero di soggetti da trattare per avere un successo, beh, siamo vicino a 35. Questo anche perché queste sperimentazioni sono gravate da un'enorme zavorra di soggetti che non ne avevano bisogno, poi questo lo vedremo. Poi abbiamo gli inibitori della proteasi, uno in particolare, il cosiddetto Paxlovid, nirmatrelvir, associato a ritonavir come booster, cioè come sostanza che ne aumenta l'assorbimento e ne riduce l'eliminazione. Agisce sulla proteasi, su quello che è quindi un processo di definitiva strutturazione del virus prima che questo si possa uscire dalla cellula e rendersi ancora infettante. Anche qui c'è un trial fatto, devo dire, su un numero di pazienti, è il trial, diciamo, più numeroso da questo punto di vista, che è vicino ai 2500 soggetti, e vediamo come c'è un effetto, diciamo, nella capacità di evitare il ricovero, che è prossimo al 90% da questo punto di vista. E questo è un risultato ragguardevole. Anche qui, se questa differenza la vediamo in un panorama in cui l'incidenza la portiamo da 0 al 100%, l'effetto può apparire minimo. È chiaro che se poi lo grafichiamo in un altro modo, l'evidenza, diciamo, può sembrare diversa. In realtà qui abbiamo un number needed to be treated, cioè quanti soggetti devo trattare per avere un successo, che è di 17,45. E quello che è interessante, che diciamo ci dà fiducia sull'efficacia di questi farmaci, è in particolare anche la capacità di ridurre la carica virale, che per noi è un parametro importante, abituati a trattare le infezioni virali, e vediamo come più alta è la carica, maggiore è l'effetto del farmaco. E poi andiamo su che cosa? Sugli anticorpi monoclonali. Ma anticorpi monoclonali usati in una prima fase soltanto ovviamente in terapia precoce. Ci sono stati bamlanivimab e tesevimab, casirivimab, imdevimab, in fondo sotrovimab, che è quello che ha resistito di più. Che cosa dire sugli anticorpi monoclonali? Ma l'idea è che effettivamente vadano a coprire quell'accoppiamento molecolare per affinità fra il recettore del virus, la spike protein, e il cosiddetto ACE2, va a mettersi nel mezzo. Non è escluso che vi sia una parte di azione che vada a rinforzare quella che può essere un'immunità cellulare, cioè una citotossicità verso le cellule infette, mediata dalle cellule ma sostenuta dagli anticorpi. Hanno delle proprietà straordinarie gli anticorpi monoclonali, e qui dobbiamo molto della loro conoscenza a Roger Bramble, che indagò il fatto che i neonati potevano assorbire gli anticorpi materni per via intestinale nelle prime settimane di vita, e scoprì questo famoso recettore, detto appunto recettore di Bramble, che poi invece nell'adulto sappiamo essere per esempio nelle cellule endoteliali. Che permettono cosa? Permettono di incamerare questi anticorpi, di proteggerli attraverso un legame con la frazione FC e poi di restituirli al circolo, un qualcosa che da un punto di vista farmacologico ricorda un po' il ricircolo enteroepatico, cioè effettivamente questo aumenta di molto quella che è la durata, l'esistenza, diciamo tecnicamente l'emivita degli anticorpi all'interno del compartimento centrale. E vediamo come, a titolo di esempio, il sotrovimab nel evitare il ricovero, quindi anche qui un trial effettivamente impostato come primary endpoint a quella che è l'ospedalizzazione, vediamo qui un successo che effettivamente dell'85%, una riduzione del rischio relativo e un number needed to be treated di 16,6. Ma se andiamo a guardare quello che può essere il panorama attuale di terapia precoce, quello che un po' cerchiamo di fare, riconosciamo dei farmaci di prima linea, remdesivir 86,8%, col difetto di dover essere somministrato per via endovenosa, quindi sono 3 giorni di terapia, il paziente modicamente sintomatico a rischio deve tornare 3 volte presso il nostro day hospital. Poi abbiamo evidentemente nirmatrelvir, ritonavir, con un'efficacia nello stesso ordine di grandezza,
E poi abbiamo Sotrovimab, in questo senso l'ho messo ovviamente con un cerchiaggio limitativo, in quanto purtroppo la variante che sta circolando non è più sensibile al Sotrovimab e ne abbiamo sospeso la somministrazione. In seconda linea evidentemente il Molnupiravir. Vedete, è un po' curioso questo panorama trialistico, ci sono un po' delle anomalie. Se andiamo a vedere per esempio qual è il primary endpoint, l'outcome nel placebo, vedete si va dal 5.3 al 9.7%, il che vuol dire che un buon 90% della casistica non ne aveva bisogno. Anche qui vedete come la letalità è varia, quindi sono stati arruolati soggetti abbastanza, diciamo, eterogenei da questo punto di vista. Andiamo per esempio a vedere nel trial del Remdesivir, che ha una discreta raccolta di soggetti al di sopra dei 60 anni, che sono quelli che ci interessano di più, sul 30%. Però curiosamente, se andiamo a vedere i fattori di rischio, sembra un trial fatto dagli endocrinologi, il 61% di diabete, considerate che sostanzialmente è sul 14-15% nelle altre casistiche il diabete. Quindi questa è una particolarità che va sottolineata, come il fatto per esempio nel trial sul Molnupiravir, che purtroppo era in competizione sia con altre sperimentazioni che con la già disponibile somministrazione di monoclonale. Vedete come i soggetti al di sopra i 60 anni erano praticamente il 17% nel totale, che è una percentuale molto bassa se ammettiamo che questa malattia dà segno di sé soprattutto al di sopra di quest'età. Ma altre particolarità che effettivamente ci mettono un attimino così in riflessione, il fatto per esempio anomalo che il farmaco funzionasse meglio in chi era meno precoce, cioè oltre 3 giorni dall'esordio dei sintomi, mentre mi torna sotto il fatto che i soggetti negativi alla sierologia fossero maggiormente responsivi, ma altrimenti sempre anomalo il fatto che nella pur esigua percentuale di soggetti al di sopra dei 60 anni il farmaco non manifestasse quell'effetto che poi complessivamente comunque ha dimostrato. Il trial di Nirmatrevir-Ritonavir, altre anomalie se vogliamo, ma soprattutto questa. E se si parla di terapia precoce, e se tu mi arruoli il 51.2% di soggetti che addirittura hanno già la sierologia positiva, beh, effettivamente da questo punto di vista ho qualche perplessità, nel senso che io ritengo che il momento ideale sia prima che uno positivizzi, considerando i 10, 12, 14 giorni che sono necessari dal momento dell'infezione a sviluppare degli anticorpi dosabili. Questo per dire. Poi ci sono misure preventive che vanno oltre il vaccino, perché questo è un po' il quadro, no? Abbiamo definito come esiste una fase, la più tarda, per una gestione sintomatica e antinfiammatoria di sostegno ventilatorio, una fase per la terapia precoce che abbiamo appena descritto e una fase preventiva. Sui vaccini ha parlato il professor Andreoni, qui ci sono da oltre 2 mesi disponibili degli anticorpi monoclonali e questo in prevenzione. Nella storia delle malattie infettive conosciamo il pavilizumab nel virus respiratorio sinciziale, conosciamo le storiche immunoglobuline antitetaniche e questo è un ulteriore approccio. Ma perché c'è bisogno? Perché se andiamo a vedere effettivamente quello che è per esempio la risposta alla prima dose in gruppi di soggetti che hanno ricevuto il trapianto d'organo, noi vediamo che effettivamente l'età è un qualcosa che conta, e conta sicuramente e probabilmente il tipo di trapianto, conta la presenza o meno di una terapia mieloablativa, però vedete come effettivamente forse conta anche un aspetto non è mai stato considerato, che tipo di vaccino viene usato. Comunque in buona sostanza la percentuale di coloro che rispondono è molto bassa e quindi qui c'è un grosso vuoto da riempire con una immunizzazione protettiva diversa. Il fatto che il vaccino Moderna possa essere più efficace potrebbe trovare razionale spiegazione nel fatto che contiene 100 microgrammi di RNA messaggero versus Pfizer che ne contiene soltanto 30. Questa è una differenza che magari non vediamo nell'immunocompetente, però nell'immunosoppresso sì. E vedete come effettivamente anche questa è la seconda dose, sostanzialmente si confermano determinate categorie a maggiore responsività, però tutto sommato la risposta rimane piuttosto bassa. Questa l'ha già fatta vedere Massimo Andreoni ed è comunque, vedete, anche la terza dose si guadagna ancora una percentuale, ma il numero di soggetti ancora non responsivi è molto alto. E quindi ecco che in una fase autunnale, Casirivimab, Imdevimab, purtroppo ormai inservibili,
vengono cimentati in un trial di prevenzione. I risultati sono molto buoni, non solo nel prevenire effettivamente l'infezione, ma in chi, nonostante l'uso di monoclonali, acquisisce l'infezione, l'infezione è meno grave, durano meno i sintomi e il soggetto ha meno virus a livello oronasofaringeo, quindi un soggetto verosimilmente meno contagioso. Quindi vedete, ci sono dei benefici anche laddove, allorquando, l'infezione non viene prevenuta. Tixagevimab, cilgavimab si cimenta sullo stesso terreno con un trial molto importante da un punto di vista numerico versus placebo, con una categorizzazione simile, soggetti a rischio. Vedete, in questo senso sono rappresentate tante categorie che nelle nostre linee guida attuali non trovano corrispondenza. Noi sostanzialmente abbiamo delle indicazioni incentrate sull'immunosoppresso. Guardate qui che buona raccolta di soggetti anziani, è il miglior trial da questo punto di vista. Vedete, oltre il 43% di soggetti oltre i 60 anni, e questo ci conforta sulla bontà dei dati che poi andiamo a valorizzare, che sono dati sostanzialmente, vedete, di un grosso impatto su quello che è la probabilità di infettarsi. Non solo, ma chi si infetta e ha ricevuto il vaccino ha effettivamente anche qui, quindi quella conferma di un modello che vale, un esito in termini di gravità assai inferiore. Il problema è già stato segnalato, ma insomma ripetita iuvant, problema delle varianti. Gli anticorpi monoclonali sono tarati sulla spike protein e da questo punto di vista ci sono state numerose variazioni che hanno condizionato la perdita di efficacia di una serie di monoclonali che usavamo. Vedete, tixacevimab e cilgavimab è in grado di piegare la curva anche del virus della variante Omicron, così come riesce a fare Sotrovi, ma purtroppo gli altri effettivamente no. Vedete questa linea piatta che sostanzialmente in blu ci dice che il monoclonale sostanzialmente non funziona. Quindi rimangono Tixacevimab, Cilgavimab e Sotrovimab attivi contro la variante Omicron, e qui viene confermato graficamente. Ma poi la variante Omicron evolve ancora, si va a Omicron 2 che ha 8 mutazioni uniche e specifiche della sua identità molecolare, però che effettivamente vanno a condizionare un'ulteriore perdita di attività. E qui vediamo come alla fine della storia solo Tixacevimab e Cilgavimab mantengono una efficacia misurabile contro la variante Omicron 2. Lo stesso Sotrovimab, che purtroppo non possiamo usare, vedete, ci vorrebbero 50 volte l'esposizione comunemente raggiunta per poter, diciamo, ottenere lo stesso risultato, il che vuol dire che effettivamente non funziona più. Quest'ultima, presa da un altro lavoro sulla neutralizzazione, ci conferma il fatto, per esempio, vedete che Cilgavimab traina questa associazione di monoclonali, che effettivamente, pur avendo perso un minimo di attività sulla variante Omicron 2, ecco che rimane largamente al di sopra di quella che è la soglia considerata di attività. Questo ci consegna un prodotto efficace nella profilassi, un prodotto che va a vicariare quello che è una vaccinazione, abbiamo visto purtroppo che non riesce a ottenere gli stessi risultati, e che ci permette di mettere in sicurezza una serie di soggetti che altrimenti avrebbero rischiato nel tempo non solo di contrarre l'infezione, ma di contrarla anche, come sappiamo, in forma più grave. Vi ringrazio dell'attenzione. Benissimo, allora ringraziamo il professore della presentazione. Se ci sono domande, vediamo, ma non mi sembra che dalla parte ci siano domande e risposte. Prima di passare la parola al professor Andreoni, ecco, la prima domanda gliela faccio io al professor Perry. Cosa ne pensa del cambio dell'autorizzazione provvisoria all'Evusheld, in cui si è raddoppiato il dosaggio di questo anticorpo monoclonale, perché si è visto che magari c'è una maggiore attività, sì, un dosaggio maggiore. Certamente viene incontro proprio a questa modificazione di sensibilità che è secondaria alla modifica strutturale della spike protein. Siamo ancora in quell'intervallo di valori in cui un aumento di dosaggio restituisce la piena efficacia al prodotto, perché abbiamo visto qual è la magnitudo di differenza. Purtroppo abbiamo visto come, per esempio, per Sotrovimab recuperarlo sarebbe praticamente impossibile con la stessa manovra. Quindi è utile, necessario e direi un qualcosa, insomma,
che viene in conto. È una lettura, secondo me, attenta, fedele e utile. Bene, bene. Allora, io passo la parola al professor Andreoni per i messaggi finali e poi faremo una rapidissima conclusione, ma abbiamo già detto tante cose. Assolutamente sì, Roberto, si sono dette tante cose. Diciamo, siamo partiti dalla fragilità del paziente. Il professor Mastroianni ha parlato appunto di come oggi il quadro nel quale ci troviamo a doverci confrontare all'interno delle malattie infettive è strettamente correlato alla fragilità del paziente, fragilità che poi ha tantissimi aspetti, diciamo, no? Quindi evidentemente devono essere considerati. Poi il vaccino come elemento di prevenzione primario, che evidentemente non deve essere sempre sottolineato, e poi queste nuove armi che abbiamo, mi sembra il professor Di Perri l'abbia molto ben rappresentate, diciamo, no? Evidentemente, e forse diciamo più che conclusioni, mi permetterei di fare una domanda anche a Gianni o a Claudio o chiunque voglia intervenire, diciamo, sul concetto, diciamo, innanzitutto anche sia di profilassi pre-esposizione che di profilassi post-esposizione, diciamo, no? Che quindi sono due argomenti importanti, e poi di una grande lacuna che noi abbiamo in questo momento, perché noi nella profilassi pre-esposizione possiamo trattare pazienti che non hanno risposto alla vaccinazione, non prendiamo in considerazione pazienti che non possono essere vaccinati, no? Che ovviamente non sempre è una volontà del paziente a non vaccinarsi, diciamo. Esistono anche pazienti che saranno più o meno tanti, ma che non possono vaccinarsi, quindi questo è certamente una grande lacuna che andrebbe in qualche modo colmata. E un altro commento un po' questo più generale, veramente, sul quale Claudio forse potrebbe dire qualche cosa, sul concetto di test and treat, diciamo, no? Nelle malattie infettive il concetto del trattamento precoce e soprattutto del treatment as prevention, cioè come il trattamento abbia un ruolo importante nella prevenzione, no? Diciamo, quando noi parliamo di prevenzione oggi abbiamo parlato di vaccinazione, abbiamo parlato di anticorpi monoclonali, di farmaci antivirali, soprattutto sull'evoluzione della malattia, ma a livello di popolazione in realtà il trattamento serve a prevenire la diffusione della malattia, quindi non più un trattamento considerato sul singolo individuo, no? Su questo l'epatite C, l'HIV ne sono stati testimonial, diciamo, no? Ma un trattamento della popolazione proprio per ridurre la circolazione del virus o dei microorganismi. Ecco, sono concetti sui quali noi spesso ci confrontiamo, sono concetti che però sono veramente alla base di una buona sanità, perché la buona sanità evidentemente deve sapere utilizzare tutte le armi che ha per cercare di contenere le infezioni, di contenere questa pandemia. Quindi mi permetterei, se Pierluigi, Roberto sono d'accordo, di fare un rapidissimo giro di queste considerazioni sia con Gianni che con Claudio, e poi ovviamente voi che siete moderatori, così concludete, diciamo, questo interessantissimo seminario. Vado io, Gianni. Vai Claudio. Cioè, tu, Massimo, hai aperto, diciamo, hai riaperto una porta, una cosa effettivamente molto chiara. Cioè, basta portare l'esempio della tubercolosi, cioè la migliore strategia per ridurre la diffusione della tubercolosi è la terapia del paziente, diciamo, con infezione attiva sicuramente, ma anche individuale quello latente. Quindi il concetto di testarlo e trattarlo è un concetto fondamentale, quindi sia di intervento sul singolo, ma soprattutto di sanità pubblica. Ma io andrei anche oltre, perché io non lancio, cioè è una situazione che noi dobbiamo anticipare anche l'evoluzione su cui stiamo attando, diciamo, anche nel concetto di ridurre la trasmissione. Avendo a disposizione farmaci così efficaci, monoclonali, ma anche antivirali, noi dovremmo anche superare il concetto di deisolamento dopo che uno ha fatto una terapia efficace. Cioè, io la lancio, me la butto là, ma alla fine di 5 giorni di terapia di un farmaco antivirale, paziente, diciamo, teoricamente non potrebbe, indipendentemente dalla cosa, potrebbe essere giudicato non più contagioso. Ma se noi abbiamo dei farmaci che bloccano, abbattono, io credo che questo sia, come società,
come ragionamento per evitare appunto di non incartarci, diciamo, nel prossimo futuro con lo screen, diciamo, anche con l'utilizzo, siccome non stiamo, soprattutto mi riferisco al monitoraggio, diciamo, della trasmissione delle infezioni. Io credo che questo è un altro punto importante, oltre alla profilassi post-esposizione, che chiaramente deve riguardare non quella stretta categoria di elenchi, di criteri che sono stati predisposti dall'AIFA. C'è poi, se ne discuteva l'altro giorno, quella parte finale di disfunzione immunitaria. Ma io, un paziente anziano che non ha quell'elenco di malattie, ma perché non la posso profilassare? È a sierologia negativa, intendi? Chiaramente a sierologia negativa. Ovviamente. Ma questo è un sasso lanciato nello stagno, ma molto importante, perché quei criteri sono estremamente restrittivi. Probabilmente, se noi estendiamo il concetto di immunosenescenza, che ovviamente noi sappiamo benissimo che la risposta immunitaria nelle persone anziane è deficitaria da questo punto di vista, sicuramente secondo me si potrà allargare i criteri, perché oggi i criteri sono abbastanza restrittivi, oltre alla questione della disponibilità del prodotto, ecco, che questo crea dei problemi anche di equità di accesso a questi strumenti importanti. Se posso solo così passo a un'altra domanda a Gianni, perché il concetto di cutoff di protezione, no? Noi parliamo di siero negativo, cioè in cui la negatività è quella che testimonia la non protezione. Ma qual è il cutoff di protezione? Cioè, noi vediamo pazienti gravemente immunodepressi che hanno dei valori che sono positivi, ma che stanno poco al di sopra del cutoff di positività, che tecnicamente devono essere considerati non eleggibili perché sono sieropositivi. Allora, anche su questo credo che, soprattutto nell'anziano, ma soprattutto nell'immunodepresso, è un elemento in più, no, Gianni? No, sono perfettamente d'accordo da questo punto di vista. Diciamoci la verità, se togliamo la vaccinazione anti-epatite B, in cui abbiamo un cut-off di risposta che serve sostanzialmente a disciplinare la procedura, ma insomma nessuno di noi sa quanto poi sia affidabile. Non, in nessuna malattia infettiva, misurando il titolo anticorpale, decidiamo se un soggetto è protetto o meno. Sappiamo benissimo come largamente dipende poi da una risposta cellulare di sostegno alla stessa, anticorpo poiesi, cellulare intesa anche come, diciamo, citotossicità antigene specifica e quant'altro. Quindi questo senz'altro. Io credo che sulla storia della negatività sierologica una qualche interpretazione di ordine clinico vada fatta, ovvero se io ho un cutoff a 33 e ho un soggetto che ha 46, per me è negativo, cioè non è un soggetto che ha risposto, soprattutto se, diciamo, il soggetto stesso appartiene a rigore a quelle categorie più o meno indicate. Questo voglio dire, perché a un certo punto non posso dire non glielo do perché tanto è protetto. So benissimo che non è protetto, perché anche soggetti sani, ma di 80 anni, per esempio, abbiamo visto, sono i pochi vaccinati che abbiamo comunque in reparto, si ammalano e anche gravemente. Quindi l'estensione, come diceva Claudio Mastroianni, a soggetti, l'immunosenescenza del professor Ieraci, sono tutti concetti che convergono in una ragionevole interpretazione che sia più clinica possibile. E io credo che da un punto di vista delle indicazioni ministeriali il concetto vada presto aggiornato, anche perché, come diceva mi pare il professor Ieraci, tra poco anche le terapie antivirali verranno permesse in fase preventiva e allora ci vorrà un regolamento un po' più dettagliato. Beh sì, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Professor Loparco, cosa ne dici? Ah, io volevo a questo proposito non voglio dire complicare il quadro, ma sicuramente aggiungere un elemento di riflessione. Non dimentichiamo che per mettere in atto queste strategie è necessario un livello di coordinamento fra i vari settori della sanità che non è secondario. Prima si parlavano di terapie che addirittura dovevano essere infuse endovena, quindi un'infusione significa che il malato deve andare su e giù da casa al day hospital più volte in pochi giorni, e in quei casi parlavamo anche di pazienti positivi con tutto quello che significava trasportare un paziente positivo. Ora finalmente, diciamo,
questi nuovi farmaci sono molto più facilmente prescrivibili, sono più facilmente somministrabili, ma serve sempre un coordinamento fra il medico che per primo vede il paziente, che generalmente è il medico di medicina generale, e l'infettivologo, che è quello che deve comunque, se non avere l'esclusiva della prescrizione, comunque è lo specialista di riferimento che deve dire che farmaco usare, quando usarlo e con che dosaggio usarlo. E in tutto questo si aggiunge quell'elemento che giustamente Massimo Androni diceva prima, del test and treat, cioè questi sono farmaci che devono essere somministrati velocemente. Per far questo è necessario che c'è un altro attore, che è il Dipartimento di Prevenzione, che spesso magari attraverso le sue estensioni è quello che per la prima volta magari riceve la comunicazione della positività, che deve in qualche maniera attivare tutta questa macchina. Quindi non dimentichiamo che perché questi farmaci, queste terapie alla fine sia come terapia, sia come strumento preventivo, siano efficaci, non solo devono essere efficaci di per sé, cioè in base a quelli che sono i risultati che abbiamo visto dai trial clinici, devono essere efficaci nel sistema. E qui appunto bisogna davvero mettere in atto delle situazioni organizzative che abbiamo visto non sono facili, sicuramente non sono attuabili facilmente durante le ondate pandemiche, speriamo che di ondate pandemiche non ne vedremo più, ma anche in situazioni, fra virgolette, di pace, ora ci dobbiamo strutturare in maniera robusta per mettere in atto queste armi che possono davvero significare la sconfitta della minaccia pandemica. Posso fare io una domanda? Perché io approfitto del mio amico professor Lopal, con il quale ebbi un incontro piacevole in cui mi insegnò tante cose. C'è un evento che un po' mi solletica la mia curiosità e volevo sapere cosa ne pensate. Ora, noi abbiamo visto come l'inverno scorso, non questo che sta finendo, ma che è finito di fatto, ma il primo inverno di pandemia, quindi il 2021, non si ebbe praticamente influenza. Cioè, evidentemente quelle misure protettive hanno fatto sì che se erano più o meno sufficienti o insufficienti per il Covid, certamente lo erano per l'influenza. Io ricordo che la diagnosi differenziale per una sindrome influenzale in quella fase era solo il rinovirus. Io quando non trovavo Covid trovavo solo il rinovirus. E ho imparato anche che il rinovirus evidentemente è più trasmissibile delle altre e non lo sapevo. Ma io vedo che il 24 febbraio inizia la guerra in Ucraina e il martellamento mediatico sul Covid finisce di colpo. Cosa che non è nemmeno male, visto anche insomma la pressione che esercitava. Però ha un effetto, secondo me, perché io vedo da lì in poi crescere l'influenza che ha dato un picchetto di fine, diciamo, in febbraio-marzo, che di solito lì sta già finendo, insomma, normalmente. Allora volevo sapere se tu associ il fenomeno di una perdita di percezione popolare, diciamo, del rischio Covid sostituita dal martellamento sull'Ucraina. Non lo so, scusami, ma voglio sapere il tuo pensiero su questo. Guarda, molto brevemente, io sono assolutamente d'accordo con la tua lettura. È un fatto anche epidemiologico abbastanza semplice. Il virus influenzali, quando siamo andati a misurare il famoso R0, l'R0 si trovava fra 1 e 2, era qualcosa tipo 1,3-1,4. Quindi enormemente più basso rispetto al coronavirus. Per cui ovviamente quelle misure che da sole non riescono ad arginare il coronavirus, come per esempio l'uso delle mascherine abbastanza diffuso, probabilmente da sole bastano a bloccare l'influenza. Quindi quello sicuramente, credo che sia stato già semplicemente l'uso della mascherina più diffuso che abbia bloccato l'influenza, e quello è bastato a creare quella codina che, come puoi vedere, per l'influenza è stata una codina. Per il SARS-CoV-2 è stata un'altra ondata, perché no. l'ondata cosiddetta da Omicron 2, sì, per carità, sarà stato anche la Omicron 2, sarà stato anche il fatto che ci allontanavamo dalla vaccinazione, dalle terze dosi, e quindi c'era una waning immunity di popolazione importante, ma è stato anche quello, è stato anche il fatto di aver abbandonato di botto le misure protettive. Quindi sono assolutamente d'accordo con la tua lettura. Ma è quello che è successo anche per l'altro virus a trasmissione respiratoria, il VRS. In cui abbiamo avuto dei seri problemi quest'inverno. Quindi le misure di distanziamento fisico, l'utilizzo della mascherina rimangono fondamentali. Io, se non ci sono altre domande, il tempo è scaduto. E ringraziamo i relatori per la loro bellissima presentazione, ringraziamo l'Agenzia Fare Comunicazione
Ringraziamo AstraZeneca per il suo contributo non condizionante e direi di poter concludere questo bellissimo webinar. Se ci sono altre domande o altre richieste, abbiamo pochissimo tempo, però è a conclusione di questo che come avverrà il passaggio di una fase nel mondo post-pandemia, perché poi è questo quello che noi e soprattutto i cittadini nel loro immaginario collettivo si chiedono. Sicuramente con la spinta globale della vaccinazione, integrata da una modifica comportamentale. Io penso che l'utilizzo delle mascherine dovremmo tenerlo per lungo tempo, anche in previsione di ulteriori eventi pandemici virali. In tutto questo si innesta il meccanismo delle nuove strategie terapeutiche, tra cui gli anticorpi, i farmaci antivirali, gli anticorpi monoclonali, sicuramente stanno avendo un bel impatto, soprattutto su quei pazienti che ci interessano, che sono in questo caso specifico, sono i pazienti altamente vulnerabili. Però ribadisco sempre il concetto che per questi pazienti, anche con gli anticorpi monoclonali in preesposizione e post-esposizione, si crea il problema di garantire un'equità di accesso a questo tipo di prestazioni. Quindi ringrazio tutti e possiamo concludere questo interessantissimo webinar con il GOTA degli infettivologi italiani. Grazie a voi tutti, buonasera, buonasera, tanti auguri di buona Pasqua. Ecco. Auguri a tutti. Auguri.